camminando si arriva a uno stand, a un salone nel salone, è lo spazio espositivo, la banchina di Adria Ship. Seguitemi perché, vedete, guardate, guardate che clienti meravigliosi che entrano in quest'area. Ecco qui, Luigi Coretti. Ciao Luigi, l'abbiamo beccato subito. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ho detto che questo è un salone nel salone perché avete un'area, una banchina solo per voi. Ci sono i Bali, ci sono gli Elan, c'è cioè i Vico, il nuovo Vico adesso. Il Katana, lo centrale. Il Katana, bravissimo. Allora, però noi iniziamo i servizi su Adria Ship al salone, sempre facendo la nostra passeggiata. Questa è la nostra croisette, poi avete scelto questo fucsia della moquette che è molto particolare e quindi ci piace parlare un po', soprattutto in generale. Quindi prima ancora di Adria Ship e dei vostri prodotti, l'esperienza tua, che salone è, che momento è per la nautica? Ma semplicemente stiamo ritornando alla normalità. Dopo degli anni in cui era tutto champagne, no? Sì. E stiamo ritornando a un mercato normale, a un mercato stabile, cioè non è un momento di crisi. Maturo? Sì, un momento maturo, il volano è grosso, quindi okay. Chiaramente si continua a vendere, ma siamo con delle vendite che non sono più quella bolla che abbiamo vissuto in questi quattro anni. Certo. Però questo claro. Qualcuno è rimasto spaventato da questo, forse qualcuno si era illuso che quella bolla potesse durare chissà quanto. Invece tu mi sembra che la prendi come un lato giusto, cioè la bolla non c'è più, però il mercato, il volano, come hai detto bene tu, è sempre alto. Allora, dico sempre ai miei ragazzi, nel 2001 ero in macchina con un cliente quando sono venute giù le Torri Gemelle e pensavo di non vendere più barche . E siamo ancora qua. Nel 2008 si fece un salone, c'erano ancora i quotidiani con scritto il mondo ha fatto crack e abbiamo vissuto 3-4 anni, 5 anni, 6 anni terribili con un mondo e siamo ancora qua. Nel 2020 eravamo chiusi in casa dicendo è finito il mondo, siamo ancora qua. Quindi non è che un po' di ritorno alla normalità mi possa spaventare. Senti, ma questo colore fucsia della moquette, diciamo. Il rosa è il colore di Bali. Ah, ecco, perché infatti vedo 4.2. Il rosa è il colore di Bali. Vedi, bello, vedi, non si scopre niente. Anche le bandiere sui Bali sono questo. Quindi questo fucsia, io dico fucsia, è un rosa scuro. Senti, vabbè, allora questo abbiamo detto, questa banchina, questo salone nel salone, c'ha soprattutto tanti catamarani, Katana, Bali, questo mondo del catamarano continua a crescere, sta cambiando, si stanno introducendo delle novità? Allora, il mondo dei catamarani è un mondo in crescita, in quanto siamo in una fase in cui si stanno arrivando i clienti, diciamo, privati. Anche sulle barche grosse, un mondo che è nato al 90% nel charter, adesso possiamo dire di essere 60-40, alle volte su certi modelli anche 50-50. Quindi clienti privati che comunque vogliono il comfort, vogliono far contenta la moglie per dargli quel comfort, quell'abitabilità. Col catamarano hanno risolto i problemi di convivenza a bordo, non devi rinunciare a tante cose. Il marito comunque non rinuncia alla vela, non va su una barca a motore, ma va su un qualcosa che sta un po' nel mezzo, che è quel legame tra due mondi e che gli permette comunque di vivere il mare con la passione della vela e con quel comfort che solo il catamarano gli può dare. Beh, questo è significativo perché vuol dire che il catamarano come filosofia di navigazione ha sfondato definitivamente, cioè non è più solo un oggetto per fare charter, per fare turismo con le grosse agenzie, per fare insomma turismo diciamo di massa tra virgolette, ma è anche il privato arriva al catamarano come mezzo per navigare. Invece se con la telecamera ci giriamo un secondo, vediamo la prospettiva di tutte le barche a vela del salone, vediamo la banchina, tu la tua banchina l'hai colorata diversamente e la domanda che ti faccio è che salone è, com'è il salone di Genova in questo momento della nautica in generale, la nautica italiana e il salone che la rappresenta in qualche modo, come si presentano, come stanno sul mondo? Giustamente come dici tu, il salone e il mercato sono due facce della stessa medaglia, quindi un salone che funziona è un mercato che funziona e viceversa. Quindi un buon salone vuol dire avere un buon anno, avere delle buone vendite. Il salone si presenta bene, è ancora un po' un cantiere, non vediamo l'ora che sia finito, ma riteniamo che non ci sia un altro spazio come questo, un altro spazio espositivo in cui c'hai dei padiglioni a terra dedicati alla mostra, in cui c'è un marina. Assolutamente. Ne ho visti tanti di saloni, sono tutte marina imprestate a qualche fiera. Genova c'ha una peculiarità unica da questo punto di vista. Capito, è pazzesco. Proseguiamo la camminata, siamo quasi arrivati, diventa una piccola piazza, una piazzola, ovviamente il rosa di Bali resta, c'è la banchina dei Bali, invece qui c'è un blu perché ci sono due Elan
e il Vico che mi dicevi tu prima. E qua abbiamo il 5.8 su cui poi saliremo, che è la novità. Bene. Che dopo faremo due chiacchiere su quello. Abbiamo i due Elan con l'S6 di Pininfarina, il GT6 Explorer, che anche su quello poi magari Te lo chiederò perché è un'anteprima italiana. E poi abbiamo la piccolina, il Vico. Beh, insomma, in qualche modo, quando ho detto il salone nel salone, ho detto anche bene, perché in realtà tu adesso Adriaship in questo modo ha un range, ha una panoramica su tutte le diverse dimensioni e le tipologie di barca a vela per navigare. La scelta è quella di partire, diciamo, dal basso, da chi vuole entrare in questo mondo e quindi ha paura magari di fare un investimento troppo importante, quindi è giusto che parta con una barca dal budget limitato, per arrivare a chi ha le idee molto chiare e vuole navigare con un monoscafo in tutto il mondo o acquistare un oggetto che possiamo definire che è una casa galleggiante, esatto, come il 5.8. Senti, l'ultimissima cosa che ti chiedo: come si entra in contatto con voi? Chi adesso ha sentito questa intervista e vuole parlare con te, vuole venire da te a dire qual è la barca adatta per me, come si entra in contatto con noi? Trova tutti i contatti sul sito adresci.it, ci trova nella nostra sede principale a Grado, nella nostra marina, e nella nostra sede staccata a Salerno, dove abbiamo un ufficio dedicato per seguire meglio il Sud Italia. Perfetto, adesso saliamo sull'ammiraglia Bali 5.8. Ciao. Ciao Fabio, grazie.